Quest'anno i 50 milioni del primo premio saranno vinti da un meranese. Favoriti l'1, El Crim, e il 5, Montlouvier. Deluderanno gli scommettitori finendo nel mucchio dei non piazzati. Guidano la corsa Alfarene Le Carache. Sono in 18 e devono percorrere 5.000 metri. Si va verso la riviera dopo aver superato il siepone sbarrato. Alla riviera Le Carache precede di poco Alfarene, Fogliano e Zubian. Gruppo compatto alla curva di fondo. La gara riserverà un finale emozionante. Al salto del muro Alfarene devierà verso sinistra portando fuori strada anche Farfax, il cui Fantino peraltro prosegue la corsa pur essendo ormai fuori gara. Disputa la volata insieme con Fogliano, Projectil e Loki Fepsch, che vediamo bruciare tutti in un finale impressionante e portarsi in testa in modo irresistibile. Non corre più, vola! Il suo proprietario Ettore Tagliabue quasi non crede ai propri occhi. Quando 2 mesi fa acquistò in Francia per meno di 4 milioni Loki Fepsch, non pensava certo che avrebbe vinto, eccolo tagliare il traguardo, i 10 milioni del Gran Premio Merano. Ora è felice alla briglia del suo cavallo dalle qualità eccezionali, abilmente sfruttate da quell'asso dei Fantini che risponde al nome di Caraggio.